Ucraini in preghiera per la pace. Oggi a Chiavari con il pellegrinaggio in centro città e l'incontro con il vescovo in cattedrale. Vogliamo libertà e rispetto, ha ricordato padre Vitali Tarasenko. Dal monastero delle Clarisse di Levi la corale preghiera per la pace, il disarmo, la vicinanza ai sofferenti. Ad un anno dalla guerra in Ucraina è invocata la benedizione di Dio per sanare le contraddizioni del mondo. Discussione in Consiglio Comunale a Chiavari su come fermare il cantiere dell'argine dell'Entella. Una parte della minoranza lascia l'aula, voto unanime invece sulla pratica relativa all'acquisto del teatro cantero. Tornano sulla Liguria vento, freddo e neve. ARPAL ha emesso l'allerta gialla per neve sui versanti padani. Scatterà alle 15 a Ponente, alle 18 a Levante. Vento forte settentrionale su tutta la regione. Le nuove regole per le ONG rendono più difficile soccorrere le persone in mare. Ci sono aspetti vaghi e che vanno in conflitto con il diritto internazionale, spiega il presidente di Rescue People Saving People. Una comunicazione di pace si costruisce nella verità. A Savona, al secondo incontro di pastorale sociale, Tarcisio Mazzeo ha affrontato il tema dell'ecologia della comunicazione. Il giornalismo, ha detto, deve generare spirito critico. Calcio Lega Pro, domani sfida tra la terza e la quarta del campionato. La Virtus Entella scende in campo ad Ancona con l'obiettivo di non interrompere la serie positiva. Volpe dice serve massima concentrazione. Buonasera ai telespettatori del TG Telepace. La comunità ucraina di Chiavari si è ritrovata questo pomeriggio per pregare, ricordando il difficile anno appena trascorso. Dopo la liturgia, nella chiesetta di Via Entella, si è svolto un pellegrinaggio per le vie della città fino alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, dove c'è stato l'incontro con il vescovo. Gli ucraini chiedono pace, libertà e rispetto, ha ricordato padre Vitali Tarasenko. Sentiamo. La cosa più bella è che veramente ci sostiene tutto il mondo. Non si è spenta la solidarietà dei Liguri dopo un anno dallo scoppio della guerra, un anno che gli ucraini definiscono di resistenza. Un affetto che si è sentito oggi a Chiavari con il pellegrinaggio della comunità dalla chiesa di Via Entella sino alla cattedrale, con le icone tradizionali strette tra le mani e una preghiera quasi sussurrata ad accompagnare il cammino. Sotto il pronao l'abbraccio tra il vescovo di Chiavari e padre Tarasenko. In un momento in cui non vediamo prospettive di pace, dice Monsignor De Vasini, possiamo praticare due strade, la preghiera e la solidarietà, che continuano ancora oggi. Tarasenko chiama il vescovo un caro padre, poi la recita tutti insieme dell'Ave Maria. Le persone soffrendo hanno la fiducia che tutto finisca presto. Questo è bello, cioè non si lamentano perché manca elettricità, non si lamentano perché manca come riscaldare la casa, vuol dire che sanno cosa vogliono. La pace, la libertà, rispetto. Per gli ucraini presenti è l'occasione per ripercorrere un anno difficile e tormentato. Il primo messaggio che ho visto dai miei familiari dall'Ucraina è iniziata la guerra. E questa frase veramente che ti ha fermato il sangue. Subito dopo, la prima domanda che mi è venuta, cosa posso fare io? Una domanda sorta nel cuore di molti e che ha generato fin da subito un gigantesco sostegno. Il primo atto della comunità ucraina forse è stato quello di riunire le mamme residenti nel territorio. Una preghiera materna perché il mondo ritrovi la pace. Perché ho pensato subito delle mamme che sono qui per lavoro, per vari motivi e i loro figli sono lì. E quella preghiera dura ogni giorno, durante un anno, sempre esiste la preghiera delle madri. E nel primo anniversario dell'invasione russa in Ucraina, al monastero delle Suore Clarisse a Levi si è svolta la veglia per la pace. Il momento è stato introdotto dalla madre Suor Chiara Gioia ed è stato animato da momenti di canto, riflessione e silenzio. La veglia ha messo al centro il tema della pace in tutte le parti del mondo in conflitto e delle sofferenze dell'umanità. È la fede che ci spinge a mettere noi e tutto il mondo sotto la grande benedizione di Dio. Così Suor Chiara Gioia introduce il momento di preghiera e riflessione sulla pace animato dalle Suore Clarisse nella chiesa del monastero a Levi. Nello spirito francescano, le sorelle povere di Santa Chiara hanno desiderato far proprio il grido di tanti poveri, inascoltato dai potenti del mondo, ma non dal cuore di Dio. A un anno di distanza dall'inizio della guerra in Ucraina, senza dimenticare tutte le altre aree di conflitto
che sono presenti nel mondo e a cui spesso pensiamo, perché ricordiamo il dolore di tante persone, soprattutto delle persone più povere che continuano a soffrire per gli interessi di quelli che hanno tutto l'interesse a continuare a sovvenzionare armamenti e a impiegare risorse per questo. Sul tema della benedizione di Dio si sono concentrate le meditazioni proposte dalle suore clarisse. La benedizione creatrice del Signore, che ha più volte rinnovato l'umanità nel corso dei secoli, e la via via garantita nel suo cammino, nonostante gli errori, i peccati, proteggendo il mondo dal pericolo di autodistruzione. Dal monastero di Levi si è elevata una richiesta corale per la pace, il disarmo e la vicinanza a tutti coloro che soffrono per la guerra e non solo. A cominciare da tutti i terremotati, i siriani, i turchi, ma anche poi gli altri che nel mondo hanno sofferto per calamità naturali. E poi tutte le persone che in un modo o nell'altro portano un dolore nel cuore, nel corpo. Ricordiamo tutti e pensiamo che tanti possano unirsi a questa preghiera. E oltre 2.000 persone da tutta Italia hanno partecipato a Genova alla prima giornata internazionale di mobilitazione contro il transito di armi verso le zone di guerra dai porti civili, manifestazione organizzata dal CALP, il collettivo autonomo lavoratori portuali. La notizia andiamo a leggere su Ansa Liguri. Al corteo con lo slogan "abbassare le armi, alzare i salari" è partito dal varco di Ponte Etiopia ed si è diretto per la prima volta dentro al porto genovese. Alla manifestazione hanno partecipato lavoratori dei principali porti italiani, studenti, sindacati e anche anarchici. Le denunce del CALP contro le navi cariche di armi che si fermano nei porti italiani e poi si dirigono in Africa vanno avanti dal 2019 e hanno trovato la solidarietà tra gli altri anche di Papa Francesco. La politica amministrativa, adesso torniamo sul territorio. Con un voto unanime il Consiglio Comunale di Chiavari ha messo nero su bianco la volontà di procedere con l'acquisto del Teatro Cantero attraverso la formazione di una fondazione, una unità tra maggioranza e opposizione che però non si è vista invece sull'ordine del giorno che riguardava i lavori dell'argine del Fiumentella. Facciamo il punto. Il Consiglio Comunale di Chiavari ha approvato un ordine del giorno per fermare la costruzione dell'argine del Fiumentella sul lato Chiavari, opera complementare a quella che sta procedendo sul lato Lavagna, nonostante la contrarietà di amministrazione e di molti residenti. I capigruppo di maggioranza hanno presentato un ordine del giorno per cui l'opera risulta illegittima perché è venuta meno la condizione richiesta dal Comune, che subordinava il via libera ai lavori alla costruzione delle opere di difesa idraulica a monte del Ponte della Maddalena. Cosa che non è stata fatta e per cui non esiste un accordo programmatico secondo la maggioranza. È stato approvato anche con il voto della consigliera di minoranza Silvia Garibaldi, di cui è stato accettato un emendamento in cui chiede di riaprire una conferenza dei servizi in città metropolitana per rivedere il progetto. Pur non essendo totalmente d'accordo con l'ordine del giorno, dice Garibaldi, ha prevalso la contrarietà all'opera. Sono usciti dall'aula durante la votazione i consiglieri di minoranza Bertani, Bettoli, Orecchi e Giardini. Bertani e Bettoli si dicono contrari all'opera, ma anche alla presentazione di ordini del giorno che sono atti di campagna elettorale, attaccando l'opposizione e senza elementi concreti. Giardini dice che conteneva solo aspetti tecnici e non politici e si chiede cosa succederà in caso di un contenzioso legale con Città Metropolitana e ditta appaltatrice. Secondo il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Segalerba, con questo atto l'amministrazione ha fermato la costruzione della diga. Adesso Città Metropolitana potrebbe fare ricorso al TAR. Durante la seduta è passata con voto unanime la volontà del Comune di acquistare il Teatro Cantero attraverso una fondazione che coinvolga enti pubblici e privati. Il valore stimato dall'Agenzia delle Entrate, parere quindi abbastanza vincolante per le amministrazioni che devono spendere soldi pubblici, è di 2 milioni. Chiavari ne metterà uno, il resto sono da trovare. Ovviamente nel proseguio dell'iter sarà fondamentale che i proprietari del Cantero siano d'accordo a cederlo, cosa che al momento non è sicura. E sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando per chiedere i voucher nido finanziati con il Fondo Sociale Europeo e distribuiti da Regione Liguria. 2 milioni di euro lo stanziamento complessivo. La notizia la troviamo sul nostro sito teleradiopace.com. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 di marzo e entro il 31 maggio. Il voucher nido potrà essere utilizzato anche per le strutture aperte in estate ed è retroattivo, con la possibilità di presentare domanda anche per le spese sostenute dal settembre 2022. Per accedere ai
finanziamenti, la soglia ISEE è 20.000 euro. L'importo dei voucher va dai 100 ai 200 euro mensili. Come nelle precedenti edizioni, la gestione sarà a cura di FILS. E sono stati approvati dalla Giunta regionale i contributi per ristrutturare o riconvertire i vigneti liguri. Il programma prevede un indennizzo per la perdita di reddito da chi estirpa un vigneto ancora produttivo e un contributo per l'estirpazione del vecchio vigneto e il rimpianto di uno nuovo. Tra i criteri di priorità, l'appartenenza alla categoria dei giovani agricoltori, la sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni, l'altitudine sopra i 500 metri sul livello del mare e la pendenza non superiore al 30%. Una parte dei fondi disponibili è infatti destinata ai vigneti eroici o storici. Il contributo massimo a ettaro potrà arrivare a 22.000 euro per un massimo rimborsabile pari al 50% dei costi sostenuti. Il budget totale dei contributi è di oltre 88.000 euro, sicuramente incrementabili con altre risorse in caso di richieste eccedenti. Le domande di aiuto per la campagna 2023-2024 potranno essere presentate entro il 31 marzo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web regionale sul portale agriliguria.net.it. E tornano sulla Liguria vento, freddo e neve. ARPAL ha emesso l'allerta gialla per neve sui versanti padani. A ponente scatterà alle 15 di domani, mentre a Levante inizierà alle 18. Attualmente la chiusura è fissata per la mezzanotte, ma non si escludono ulteriori variazioni in base all'entità dei fenomeni. È stato messo anche un avviso meteo di burrasca per vento forte che interesserà tutta la regione tra domenica e lunedì. Sentiamo Andrea Lazzara, portavoce di ARPAL. In arrivo sulla Liguria un'irruzione di aria artica che porterà una diminuzione delle temperature ma anche dei fenomeni, perché si formeranno diversi minimi di pressione sul Mediterraneo e dunque ci saranno delle precipitazioni. Per questo è stata emessa l'allerta gialla per neve a partire dalle 15 di domani sui versanti padani di Ponente, dunque la zona D, e alle 18 per i versanti padani di Levante, la zona E. Poi domani ovviamente tutte le ulteriori valutazioni, visto che le precipitazioni continueranno anche nella prima parte di lunedì. Come detto, ci saranno questi fenomeni che interesseranno un po' le zone interne, un po' di tutta la regione, l'interno del ponente della zona A, appunto i due versanti padani, anche con spolverate le zone interne del settore centrale, dunque della zona B, e l'interno della zona C, della zona di Levante. Mentre sulla costa avremo deboli precipitazioni piovose, qualche fiocco portato dal vento potrebbe arrivare a ridosso della costa tra il Savonese e la parte di ponente del Genovese. L'altro aspetto da segnalare è quello relativo al rinforzo dei venti settentrionali. Infatti è stato emesso un avviso di burrasca per vento forte, per vento settentrionale per la giornata di domani, domenica, e di lunedì 27 per tutto il territorio regionale. Precipitazioni nevose e venti forti dunque in arrivo domani portano a un mutamento anche dell'allerta gialla per valanghe, che lunedì 27 febbraio e martedì 28 febbraio interesserà entrambi i sottosettori della nostra regione, ovvero le Alpi Liguri Sud e l'Appennino Ligure. E cambiamo argomento. Giovedì il Parlamento ha convertito in legge il decreto che da gennaio rende più complicato per le ONG soccorrere persone in mare. Ne abbiamo parlato con il presidente di Rescue People, Saving People, un'organizzazione che ha una nave al momento ormeggiata nel porto di Napoli. Sentiamo. Per le navi delle ONG soccorrere persone in mare è sempre più difficile e molti più naufraghi rischiano di morire attraversando il Mediterraneo. Le nuove regole, in vigore da gennaio con il decreto legge del governo, cercano di limitare la loro azione. Il punto più discusso è quello del cosiddetto ritorno senza ritardo, che impone alle navi di rientrare in un porto non appena si effettua un soccorso, senza possibilità di raccogliere altre richieste d'aiuto prima dello sbarco. Cosa che però va in contrasto con il diritto internazionale, che impone di rispondere agli SOS. E secondo il diritto internazionale, se ho effettuato un soccorso e c'è una chiamata, devo intervenire. Se sono la nave più vicina, mi devo mettere a disposizione, in ogni caso devo segnalare la disponibilità a intervenire. Un'altra cosa che sta complicando il lavoro delle navi è che il governo attuale tende ad assegnare porti di sbarco anche nel nord e centro Italia, costringendo gli equipaggi e soprattutto i naufraghi a viaggi più lunghi. Alcuni esponenti della maggioranza dicono che la presenza dell'ONG nel Mediterraneo spinga più persone a partire dal Nord Africa. In realtà i dati dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale dicono che l'unico fattore che incide è il meteo. Se il mare è calmo, più navi partono. E il pull factor non esiste, semplicemente non esiste. Se il mare è calmo, le persone partono perché hanno bisogno di scappare.
perché hanno subito cose terrificanti. Al momento sono una decina le navi delle ONG che operano a fasi alterne nel Mediterraneo. Venerdì la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere è stata raggiunta da un fermo amministrativo di 20 giorni e da una multa dei 2.000-10.000 euro per non aver fornito alcune informazioni. Qui chi paga sono, viste le tante partenze, che significa percentualmente naufragi, almeno in una parte, perché sappiamo con che barche vengono spediti e... spediti, non uso il termine a caso, visto che i trafficanti di esseri umani operano così. E parliamo adesso di ambiente. La decarbonizzazione si può conseguire seguendo una strada parallela all'elettrico, quella dei biocarburanti. A sostenerlo è UNEM, l'Unione Energia per la Mobilità, critica sulla decisione dell'Unione Europea di bloccare la costruzione di vetture a benzina e diesel a partire dal 2035. Abbiamo intervistato il presidente. L'elettrico, una scelta ideologica da parte dell'Europa basata su un metodo di calcolo parziale o errato. A dirlo è Claudio Spinaci, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità. Il metodo, spiega, si basa solo sulle emissioni, ma non tiene conto dell'intero ciclo di vita, dalla produzione dei motori allo smaltimento. Per Spinaci l'obiettivo della decarbonizzazione può essere raggiunto percorrendo una strada parallela, motori a combustione interna alimentati da biocarburanti. L'Europa confonde decarbonizzazione con elettrificazione. E noi è questo quello che contestiamo, perché riteniamo che così facendo ci siano delle gravi conseguenze da un punto di vista sociale del lavoro su filiere storiche come la filiera dell'automotive, della componentistica, la stessa filiera della produzione dei carburanti. I biocarburanti, va avanti il presidente di UNEM, sono efficaci ed economicamente più sostenibili. E noi abbiamo già trasformato due raffinerie in bioraffinerie. Partendo da biomassa producono biocarburanti, hanno un impatto dal punto di vista dell'emissione in atmosfera di CO2, quindi di clima alteranti, molto più basso. Spinaci spiega poi la differenza tra inquinanti, particolati e altro, che costituiscono un problema di concentrazione e che vanno analizzati a livello locale, e CO2, che non è un inquinante. La questione è quanta ne mettiamo, poiché si tratta di un clima alterante. Per il presidente di UNEM la strada resta comunque quella di cambiare il parco mezzi. Le Euro 6 emettono 90-95% in meno rispetto a un Euro 0, Euro 1, Euro 2. Quindi il ricambio del parco risolve già oggi, con la tecnologia che abbiamo, il problema dell'inquinamento. Su questa scelta dell'Europa, tuttavia, conclude Spinaci, è a rischio il futuro del settore automobilistico, che non sarà in grado di competere con altre potenze, in particolare la Cina. La cronaca: un quarantenne residente a Chiavari è stato arrestato dai carabinieri per violazione del divieto di avvicinamento alla parte offesa. L'uomo, con pregiudizio di polizia e sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, si è recato nell'abitazione della ex compagna, contravvenendo così alla disposizione del tribunale. A Savona adesso Tarcisio Mazzeo, già responsabile delle sedi RAI di Genova e Torino, ha tenuto una relazione sul tema dell'informazione a partire dall'enciclica Laudato Si. È il secondo appuntamento inserito nel programma di formazione dell'ufficio pastorale e sociale della diocesi di Savona Noli. La registrazione integrale andrà in onda domani sera alle 21.40 su Telepace 1 al canale 12. Ne vediamo un'anticipazione. La realtà vince, è un ottimo antidoto all'egocentrismo che maschera le cose, e l'informazione corretta, offerta con onestà e responsabilità, è l'unica informazione generativa possibile. Tarcisio Mazzeo, 65 anni, 32 in RAI, 22 paesi visitati per reportage. Nel secondo incontro di formazione organizzato dall'Ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Savona Noli ha proposto prima una riflessione sul significato di parole e comunicazione, poi una carrellata di suggerimenti per una informazione che diventi patrimonio collettivo, strumento di conoscenza e di costruzione dello spirito critico, orizzonte di speranza. L'ecologia dell'informazione, l'ecologia delle parole è il rispetto della realtà che si racconta. Questo è il modo più ecologico di tutti di fare il mestiere di giornalista. È impegnativo, però molto spesso si può fare più spesso di quanto non si pensi. C'è tanta passione, c'è tanto desiderio di raccontare alla vita, di raccontare la realtà, di fornire alle persone gli strumenti affinché le persone si facciano la loro idea della vita e della realtà. Quali sono i limiti dell'informazione? I limiti dell'informazione sono
sicuramente quelli del rispetto della la cronaca si ferma davanti alla dignità della persona. Qual è la speranza per questo mestiere? Ma questo mestiere è una speranza per il fatto, proprio per la sua natura, ce l'ha nel DNA la speranza, perché il giornalismo è fatto per le persone, da persone per le persone, e noi giornalisti siamo utenti del lavoro che noi stesso facciamo, e questa è una buona ragione per farlo bene, per farlo al meglio e per avere la fiducia seria, concreta e fondata che tutto non finisce con me, che c'è qualcuno che viene dopo di me e c'è qualcuno che arriverà dopo ancora. Certo, sarà importante, per esempio, pensare, avere la speranza di un giornalismo giustamente retribuito, retribuito il giusto, e anche rispetto a questo la speranza è che la giustizia possa trovare il suo posto, la sua collocazione, la sua dinamica, la sua grammatica. Torniamo in diocesi, lunedì 27 febbraio alle 8.30 in cattedrale a Chiavari il vescovo Monsignor Gian Pio De Vasini celebrerà la messa di trigesima per Monsignor Francesco Isetti. Lo sport adesso, iniziamo dalla pallanuoto a due maschile, vittoria convincente questo pomeriggio per il Chiavari Nuoto maschile che nella piscina di casa batte 16-8 l'Imperia. Gli atleti di Mister Dino dilagano nel secondo tempo per poi tenere il vantaggio fino alla sirena finale. In classifica la squadra sale a 19 punti e stiamo vedendo proprio le immagini di questo pomeriggio di Mattia Prestileo. Diamo un altro sguardo agli altri risultati di oggi con le riprese di Luca Castagnola. Andiamo al Parco Tiguglio e vediamo, perde in casa il Lavagna 90, sconfitto dalla capolista Camogli per 9-7. Partita equilibrata fino alla fine del secondo tempo, poi il Camogli con un parziale di 3-0 si porta avanti e tiene il vantaggio contro l'abordaggio del Lavagna in Serie A1 femminile. Infine il Rapallo Pallanuoto ha vinto al Poggiolino 12-8 contro il Bogliasco. E passiamo al calcio, la Virtus Entella scenderà in campo domani allo stadio del Conero per affrontare i padroni di casa dell'Ancona. Il match della 29esima giornata di Lega Pro vede contrapposte la terza e la quarta forza del campionato. Una partita importante dunque che arriva dopo nuovi risultati utili consecutivi e che vede i biancocelesti per nulla intenzionati a interrompere questa serie. Sentiamo. Ampia, ampia, ampia. Bravo. Mister, domani partita ad Ancona, esame importante senza l'asticella su un campo tosto contro una squadra che in casa ha messo in difficoltà davvero tutti. Sì, una partita molto importante dove il coefficiente di difficoltà si alza di molto perché affrontiamo una squadra forte. Sicuramente è una partita dove non bisogna sbagliare niente o comunque bisogna sbagliare poco. Una partita dove ci vorrà molta testa, molta rabbia e bisogna battagliare dal primo all'ultimo minuto. L'andata fu una gara scoppiettante dalle mille emozioni, giocata a ritmi molto alti, in bilico sino alla fine, te l'aspetti così anche domani? Sì, una partita dove i punti in palio sono importanti, visto la classifica, ed è chiaro che mancano 10 partite dove il limite di errore si riduce molto. Noi il nostro obiettivo non deve assolutamente cambiare, abbiamo 10 partite, dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Poi alla fine tireremo le somme. La cosa più importante è che bisogna concentrarci soprattutto su noi stessi, che è la cosa che mi preme di più. Rispetto alle ultime settimane, hai avuto una settimana per preparare questa partita, una settimana tipo, quanto è stato importante? Ma avere la settimana piena è chiaramente ti dà la possibilità di lavorare più nel dettaglio, perché poi sono sfide dove c'è molto equilibrio, dove i dettagli possono fare la differenza. E dopo 3 anni di stop a causa della situazione sanitaria, il comune di Santa Margherita Ligure torna a organizzare la serata Santa Champions per premiare gli sportivi sammargheritesi che si sono distinti nelle rispettive discipline. L'evento è fissato per giovedì 2 marzo alle 20.45 all'auditorium delle scuole medie Vittorio Rossi. Saranno presenti tra gli altri Ludovica Mantovani, presidente della divisione calcio femminile della FIGC, e il cantastorie Franco Picetti. In apertura di serata verrà comunicata la cifra raccolta in occasione dell'evento benefico Solidarietà in Villa. E adesso uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per domenica 26 febbraio. Torna tipicamente Chiavari il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova dalle 9 alle 19 in via Rivarola a Chiavari.
Seconda giornata, l'ex convento dell'Annunziata di Sesto Levante per il Levante Drone Festival, evento dedicato alle ultime novità in fatto di droni, fotografia e videoriprese. Stand aperti dalle 10 alle 19. È aperto alle visite il Museo Diocesano di Arte Sacra. Le sale si possono visitare dalle 10 alle 12 nei locali di Piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. La Rapallo Nuoto organizza dalle 11 alle 12 una sessione di acqua gym a ingresso libero nella piscina del Poggiolino di Rapallo. Un'ora di esercizio fisico alla portata di tutti e senza particolari difficoltà per raccogliere fondi da destinare al Comitato Guardia Medica Pediatrica della Croce Bianca Rapallese. Cimento invernale e Carnevale della Zucca a Moneglia. Per il primo appuntamento ritrova alle 11.30 nella spiaggia centrale. Al termine polenta a cura dei gruppi alpini e dei marinai. Nel pomeriggio a partire dalle 14 la sfilata di carri e maschere. Il Sestiere Cappelletta organizza alle 14 in località Sant'Anna a Rapallo un pomeriggio di giochi per bambini con animazione e la rottura della pentolaccia. In occasione della giornata internazionale della guida turistica, l'Associazione Guide Turistiche della Liguria propone la visita guidata nel nome di San Nicolò, dallo scavo al museo, con approfondimento sulla chiesa di San Nicolò dell'Isola e su quanto è emerso nella recente campagna di scavo. Sono previsti 3 turni di visite guidate, uno in partenza alle 14.30, uno alle 15 e uno alle 15.30, appuntamento in piazza Matteotti davanti alla chiesa di Santa Maria di Nazareth. Nell'ambito dei webinar gratuiti offerti dal comune di Sesto Levante e Media Terraneo per incoraggiare alla lettura e alla scoperta della narrativa per l'infanzia, alle 17 Isabella Cristina Fellini terrà l'incontro Questa storia mi puzza, iscrizione su eventbrite.it. Appuntamenti per lunedì 27 marzo. Proseguono i corsi di cultura alle 16.15 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari. Fausto Figone terrà una lezione di storia del territorio, leggende locali e loro radici, l'immaginario popolare tra fantasia e storia. A Palazzo Balbi, Cattaneo, in Via Balbi a Genova, Laura Stagno e Sara Rulli parleranno della città mai nata, inizio alle 16.30. Secondo appuntamento con Fantasticamente, letture per bambini e famiglie sul tema i diritti dei bambini, alle 17 alla biblioteca di Riva Trigoso di Sesto Levante. Passioni, un Vangelo che parla a tutti, è il titolo della mostra allestita nei locali della Curia di Savona. Sono esposte 40 opere a tecnica mista di Don Andrea Camoirano. L'esposizione resterà allestita fino al 12 marzo, con orario da lunedì al sabato dalle 17 alle 20, la domenica dalle 10 alle 12.30. C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, di Federico Greco e Mirko Melchiorre, sarà proiettato al Cinema Sivori in salita Santa Caterina a Genova. Introduce il regista Mirko Melchiorre, l'inizio alle 20.30. Ed è tutto per questa edizione del TG Telepace. L'informazione torna lunedì mattina con il nostro TG di rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e il canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.